Sì. Allora, accettiamo la registrazione. Eccoci bene, buonasera a tutti. Allora, il tema di stasera è tra le varie polarizzazioni che sono state scelte nel percorso, questa è una di quelle più poderose perché tocca una delle questioni con le quali abbiamo a che fare quotidianamente. Uno degli aspetti più sfidanti dell'esperienza umana, che è quella dell'incontro con l'altro. Le parole di questa sera sono alterità e inimicizia, non sono proprio, diciamo così, due aspetti di una polarizzazione, forse una è un po' più il presupposto dell'altra, l'alterità e poi l'inimicizia è poi un esito dell'incontro con l'altro, però si prestano bene per farci, per costringerci a metterci un po' a bagno con uno dei temi che effettivamente è più soggetto al rischio di polarizzare le situazioni, se non altro per l'attitudine che questo tempo ha nel definire sempre con precisione il confine tra amico e nemico, tra una posizione e l'altra, tra chi sta nel giusto e chi sta nello sbagliato, eccetera. E partirei nell'affrontare la questione da una parola che credo sia un po' la chiave di volta della questione, che è una parola che oggi viene difficilmente affrontata per quel che è. Diciamo che è una parola che quando la si incontra nell'esperienza concreta la si tenta sempre di risolvere nel modo più rapido e più. Non capiamo. Era spento il microfono? No, adesso l'ho riacceso. Ok. Si è acceso però il microfono di qualcun altro perché sentiamo un po' di rumori. Dicevo, questa parola che si tende un po' a eludere o quantomeno a cercarne una soluzione abbastanza economica, indolore, che è la parola conflitto. La parola conflitto. È una parola che fa problema, eh? E le modalità più frequenti con cui la si tende a risolvere è evidentemente una, quella della soluzione più rapida, che è quella della soluzione violenta. Non c'è alternativa al venire allo scontro vero e proprio, per cui uno soccombe e l'altro risulta vincente. Oppure l'altra soluzione, l'altra maniera con cui si archivia velocemente l'esperienza del conflitto è quella opposta, quella per cui invece lo si nega a priori, non ci deve essere conflitto. La conflittualità è un problema, dalla conflittualità non si può cavare niente di buono, oppure la sua versione iperpositiva che è il conflitto fa bene, fa sempre bene. Dal conflitto si possono fare nascere grandi cose, si possono far venire grandi frutti. E qui già c'è una polarizzazione, vedete, no? Questa modalità con cui o così o cos'ha, però schivando un po' la questione, perché sono entrambi in modalità per evitare invece di vivere l'esperienza del conflitto, che invece è un'esperienza che richiede un percorso, un travaglio, una continua messa in discussione, un gioco di posizione, un coinvolgimento, un ingaggio, che invece queste due modalità che ho descritto dovrebbero evitare. Una, eliminando alla radice lo scontro con l'altro, come dire, togliendolo proprio di mezzo, e l'altro non guardando più chi ha di fronte come uno con il quale avere un confronto, ma qualcuno da inglobare dentro la tua esperienza o nella cui esperienza lasciarti inglobare, così che il conflitto nemmeno accada. Se volete, in maniera un po' più grezza, ma sì, tanto noi andiamo d'accordo, vero? Vero che la pensiamo allo stesso modo? In Cristo. In Cristo. In Cristo. Vero che la pensiamo allo stesso modo? Vero che abbiamo le stesse convinzioni? Queste forme di questo genere. Eppure, guardate, la realtà, per come la sperimentiamo, e non solo quella umana, tutta la realtà, anche quella che ci circonda, porta in sé l'evidenza che il conflitto è uno dei suoi principi di sussistenza. La realtà è fatta di conflitti. Se volete, anche la fisica moderna la spiega in questi termini, con una successione di eventi che sono sostanzialmente degli urti.
degli scontri, degli incontri. Lo si dice in forma più nobile dicendo che la realtà ha una struttura relazionale, però il concetto è quello, le cose si scontrano, si incontrano, si funziona così, noi funzioniamo così. Adesso mentre io parlo, voi riuscite a sentirmi perché io con l'aria che esce dalla mia bocca percuote i vostri timpani. Ed è grazie all'urto dei vostri timpani che io provoco sui vostri timpani che mi sentite. È perché c'è una luce che colpisce i vostri occhi che riuscite a vedere. È perché avete la fortuna che c'è una sedia che risponde all'urto delle vostre gambe e dei vostri glutei che vi sostiene reagendo alla forza di quelli prima. La realtà è fatta tutta così. La realtà è per natura conflittuale. Conflittuale nel senso etimologico della parola. Le cose sbattono l'una contro l'altra. Questo vuol dire conflitto, anzitutto. Con un'idea di conflitto che precede qualsiasi tipo di valutazione, positiva o negativa. Positiva o negativa. L'esperienza del conflitto è un dato di fatto, l'esperienza dello scontro, dell'incontro, se volete, se vi piace, è una parola che fa meno paura, di scontro, l'esperienza dell'incontro, del toccare, del venire a contatto, è l'esperienza base della realtà. E questo non è necessariamente negativo. Perché subito connotarlo negativamente? Perché siamo un po' tutti impregnati di quel sano moralismo per cui appunto, soprattutto spesso, magari dentro gli ambienti di chiesa, per cui quando le discussioni si alzano troppo i toni, non bisogna, quando le posizioni si inaspriscono, non si deve, quando i confronti diventano un po' serrati. Bisogna stare attenti a non sconfinare le leggi a non valicare le leggi del buon tono, eccetera, eccetera. Però perché connotarlo anche immediatamente positivamente? Anche quella è una maniera per addomesticarlo. Invece il conflitto va guardato per qualcosa che è, qualcosa che fa parte dell'esistenza, ma è qualcosa anche di pericoloso. Pericoloso nel senso che l'esito non è certo. Quando si incontra qualcosa o qualcuno, l'esito non è sempre certo. Chi vi ha detto che la sedia su cui vi siete seduti vi avrebbe sostenuto? Avete fatto un atto di fiducia in questo. Chi mi ha detto questa sera, quando Nadia mi ha caricato in macchina per accompagnarmi qui, che l'incontro con lei sarebbe stato un piacevole viaggio piacevole e una bella chiacchierata? L'esito è incerto. Perché necessariamente volerlo catalogare in un senso o nell'altro? No, bisogna rimanere esposti a questa cosa. Stare dentro la realtà, vivere, vuol dire rimanere esposti a questa ambiguità degli incontri, che possono avere un esito o l'altro. E questo non ci è dato in anticipo, neanche in quelli che hanno una storia, un pregresso, magari, come dire, che ci invita alla confidenza, che ci invita alla fiducia, però non è una garanzia. Non è una garanzia. Non è una garanzia il fatto che, siccome io e Luca siamo amici, ci stimiamo, eccetera, eccetera, che stasera potremmo avere una brutta discussione. Non c'è nessuna garanzia. Certo, questo propone le condizioni perché un'eventuale brutta discussione possa essere contenuta, possa essere affrontata adeguatamente, eccetera, eccetera. Perché questa premessa? Perché questa esperienza, che è quella del conflitto, di cui parliamo in senso più ampio, non solo in termini di rapporto umano, è l'esperienza base che costituisce la prima delle parole di cui questa sera parliamo, che è alterità. Fare esperienza dell'alterità vuol dire fare esperienza, un'esperienza, fare una, vivere un passaggio conflittuale. Questo vuol dire. Cos'è questa cosa dell'alterità, dell'altra, l'esperienza dell'alterità è dire: ah, no, non sono da solo. E come mi sono accorto che non sono da solo? Ero in giro, a un certo punto ho sbattuto contro qualcosa. Oppure ero libero, tranquillo, seduto sulla sedia e qualcuno mi ha sbattuto contro. E mi sono accorto che c'è qualcun altro. Questa è l'esperienza dell'alterità. E l'incontro con l'altro è sempre un incontro dal carattere conflittuale. È qualcosa che mi urta. È qualcosa che mi costringe o a cambiare direzione se mi sto muovendo o a spostarmi se sono seduto.
Allo stesso tempo, l'esperienza dell'alterità e l'esperienza del conflitto, che è quella base dell'alterità, è qualcosa che ti costringe a dire che tu non sei tutt'uno con la realtà. Cioè tu non sei tutta la realtà e non sei tutt'uno con le cose. Ma con le cose ci si scontra, con le persone ci si scontra. Tu non sei tutto e non sei tutt'uno con le cose. Il fatto di non essere tutt'uno è qualcosa che mette in crisi. Perché vuol dire che quel spazio che ti separa dall'altro andrà elaborato. Andrà elaborato. Vuol dire che l'avvicinarsi, l'allontanarsi sarà qualcosa che comporterà sempre un travaglio. La paura dell'avvicinarsi, qualche volta la paura dell'allontanarsi. Il trovare la giusta velocità per avvicinarsi senza farsi del male perché ci si incontra. Trovare i tempi e i modi per allontanarsi perché la distanza non diventi angosciosa. Ma il conflitto vuol dire anche, e dunque l'esperienza dell'alterità vuol dire anche cominciare essere costretti a rendersi conto che l'altro chiede uno spazio, che lo spazio non è tutto tuo. Che se vuoi stare dentro la realtà delle cose, se vuoi vivere autenticamente, il primo passaggio che dovrai fare è quello di decidere se vuoi concedere spazio o se non vuoi concedere spazio. L'altro che ti spiega, che ti chiede spazio, tu come lo gestirai? La sua domanda di spazio, la sua pretesa di spazio, il suo dirti, oh, fatti un po' più in là che devo starci anch'io. Come lo gestirai questa cosa? Come ti porrai di fronte a questa domanda di spazio e di esistenza? O ci sono anch'io, non ci sei solo tu, e quindi mi lasci spazio? E questa è una domanda che crea sempre un po' di disorientamento. Perché? Perché il fatto che l'altro ti chieda uno spazio vuol dire che questa cosa ti costringe a cambiare il tuo posizionamento, cioè la tua comprensione di te stesso. Quando arriva un altro ti bussa alla porta e ti dice mi fai un po' di posto, tu non sei più quello di prima. Tu non sei più quello di prima. Perché? Perché lo spazio non è più tutto tuo, perché il tuo modo di comprendere la realtà adesso è diverso, perché sarai costretto da questa presenza a farti tutta una serie di domande, a cambiare comportamenti, cambiare abitudini, cambiare atteggiamenti, imparare una serie di cose che non sapevi, fare tutta una serie di fatiche che non avevi messo in conto, non sarai più la stessa persona. Quell'altro che viene, ti chiede spazio e ti porta via qualcosa di tuo. No, ma ti dà anche molto. No, no, la prima esperienza è che ti porta via qualcosa di tu. Non ne andiamo subito la pila. Ti porta via qualcosa di tu. E ti costringe a archiviare una tua coscienza di te. Da lì in avanti non sei più quello di prima. Questo funziona anche quando l'altro sparisce. In definitiva, questo che cosa. In che maniera si può ancora una volta dire, che cosa ancora si può dire dunque di questa esperienza? Che se causa tutti questi stimoli, tutte queste provocazioni, tutti questi spostamenti, tutte queste dinamiche interiori, non si può non dire che l'esperienza del conflitto è sempre un'esperienza di test. Di test. Tu non sai come uscire da quel conflitto. E tu non sai chi sarai dopo quel conflitto. Perché quel che verrà fuori di te, da quell'esperienza, da quell'incontro, dal dover far spazio a un altro, dal dover rispondere alla domanda di un altro, il modo con cui tu, ciò che verrà fuori di te, da quell'incontro, è sconosciuto anche a te stesso. Perché con questa esperienza tu non hai ancora avuto a che fare. Non sei ancora attrezzato per affrontarlo. Non è ancora un'abitudine l'incontro con questo volto. Avrai avuto a che fare con altri, avrai avuto altri tipi di esperienze, ma questa esperienza non l'avevi ancora fatta. E non sai che cosa uscirà di te. Non sai cosa uscirà di te. E non è vero che sei così padrone di quel che uscirà di te. Credo che sia esperienza di ciascuno di noi aver vissuto degli incontri nei quali sono venute fuori cose di noi che non ci immaginavamo, in positivo e in negativo. Di solito quelle che ci spiazzano un po' di più sono quelle negative. Una certa persona mai vista prima viene, mi dice una cosa, mi scatena una reazione aggressiva
Io non ho mai risposto così a nessuno in vita mia, ma che cosa è successo? Penso che sia capitato a ciascuno di noi almeno una volta. O di essere turbati, o di essere clamorosamente eccitati dall'incontro con una persona, senza averlo messo minimamente in conto. Essere così affascinati che si viene via e non si riesce più a dimenticare quell'incontro, scoprendo dentro di sé una reazione che non si aveva mai provato con nessun'altra persona. Credo che ci sia capitato almeno una volta nella vita. Beh, interessante questa cosa, no? Che il conflitto diventa un luogo di test, in cui tu puoi dire, sei chiamato a dire qualcosa di te e allo stesso tempo ad apprendere qualcosa di te che non sapevi. Ecco, di tutto questo, da tutto questo, da questo che abbiamo cercato di descrivere in maniera un po' astratta, ma credo che ciascuno di noi non abbia fatto molta fatica a, come dire, concretizzare in qualche esperienza della propria vita. L'esito di questo che abbiamo un po' descritto è la relazione, che può avere infinite colorazioni. L'altra parola di questa sera, alterità e inimicizia, è un po' la polarizzazione di questa sera. L'inimicizia è uno dei possibili esiti. È uno dei possibili esiti. Sbatto contro il mio vicino, vivo con l'esperienza che dicevo prima, ah, c'è qualcun altro, allora come mi pongo, cosa faccio? Vabbè. E dunque, questa cosa va elaborata, questa cosa va vissuta, questa cosa può strutturarsi e in che modo? Finitivo. Uno dei possibili è l'inimicizia, ma uno dei possibili. Uno dei possibili è l'amicizia, ma non sono gli unici esiti, amicizia e inimicizia. La realtà delle relazioni dell'incontro umano non si esaurisce nelle categorie amico e nemico. No, non si esaurisce. E tentare di interpretare il nostro rapportarsi con gli altri in questi termini, quello è un mio amico. E definirlo così esclusivamente in questi termini è banalizzare. Nemmeno nella amicizia più navigata sono assenti dei tratti di negatività dal punto di vista della conflittualità. Salta fuori sempre anche nelle amicizie più mature, più profonde, più intense, più autentiche. Una volta una gelosia, una volta un'incomprensione. Una volta una sensazione che ti abbia portato via qualcosa, che non ti abbia dato quel che pensavi ti spettasse. E tu così lo definisci amico o nemico? Non si può. Non si può. Dipende, appunto, dipende. Ma l'inimicizia è una delle possibili esiti di questa elaborazione del conflitto, cioè dello scontro, dell'incontrare l'altro. E la teniamo presente perché dentro il brano, che adesso, dopo questa premessa un po' lunga, ma era necessaria perché altrimenti non si capiva bene un po' che cosa mettiamo a tema, il brano che è quello di Caino e Abele, evidentemente il tema dell'inimicizia come esito possibile dell'incontro con l'altro è al centro, no? È al centro. Inimicizia da intendere proprio in termini di ostilità. Inimicizia vuol dire, oh, sarebbe meglio che tu non ci fossi. La tua presenza è una presenza che non mi fa bene. È una presenza che io avverto come un pericolo per la mia esistenza. Che tu sia davvero così o meno, che tu abbia delle intenzioni malevoli o meno nei miei confronti, io però ti avverto così. E il mio sentimento nei tuoi confronti è questo. Io vorrei che tu non ci fossi. Perché la tua presenza per me è ragione di infelicità. E faccio il possibile. Qui abbiamo citato appunto l'inimicizia e abbiamo detto che possono essere moltissimi gli esiti possibili di questo incontro scontro con l'altro. Ma attenzione però, perché il brano che adesso andiamo a commentare ci farà vedere molto bene che anche gli esiti bisogna stare molto attenti nel non farsi prendere dalla tentazione di classificarli rapidamente e con troppa facilità. Perché spesso e volentieri le maniere con cui vengono risolta questa dimensione conflittuale, cioè di incontro o scontro con l'altro, possono essere
come dire, delle forme che nascondono un'ipocrisia, cioè che possono apparire molto ben riuscite, che hanno un esito molto naturale, molto, come dire, apprezzabile, molto virtuoso, e invece nascondere tutt'altro. Proprio perché questa esperienza dell'incontro e del dover cedere spazio all'altro, dover rispondere all'altro che chiede spazio e viceversa, è un'esperienza drammatica, cioè che scuote, che mette in discussione. Spesso e volentieri le modalità con cui si cerca di risolvere non è detto che siano quelle più nobili, più adeguate, più opportune. E allora quando ci si trova di fronte a situazioni come quelle, quando ci si trova in situazioni dove tutto sembra calmo, è bene invece porsi la questione: ma davvero è andata così bene? Il racconto che non lo leggiamo perché credo che sia stranota a tutti la vicenda di Carino Abele, immagino che. Leggo solo l'incipit perché è importante averlo presente. È una vicenda che porta dentro di sé tutte queste componenti che ho anticipato nella premessa. C'è il dramma dell'incontro o scontro con l'altro, c'è un'errata modalità di affrontare la presenza dell'altro, c'è un conflitto che appare, o meglio, c'è un'esperienza di relazione che è decisamente conflittuale, che appare negativa e che invece è l'elemento positivo di sviluppo della vicenda. Però centriamo adesso e raccogliamo un po' questi elementi e poi faccio una sintesi conclusiva per lasciare poi la parola a Luca. Leggo solo la parte iniziale, dopo l'esito della vicenda lo sappiamo, ma l'inizio è interessante. Dice così il testo: Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: Ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele suo fratello. Va letto proprio così, eh? Acquistato un uomo, grazie al Signore, solenne, e poi partorì anche Abele suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse, vi ridico quest'ultimo versetto con la traduzione letterale: Caino aveva il petto che bruciava e gli era caduta la faccia. Letteralmente sarebbe così, che plasticamente dà l'idea di cosa sta succedendo. Il Signore disse allora a Caino: Perché sei così infiammato e perché ti è caduto il volto? Se agisci bene, tieni alto il volto, non dovresti tenerlo alto, stai a testa alta. Ma se non agisci bene, il peccato, bisognerebbe tradurlo più letteralmente perché noi diamo subito una connotazione morale, qui non c'è quella connotazione morale, qui sarebbe il fallimento, cioè sbagliare proprio scelta, è accovacciato alla tua porta. Verso di te e il suo istinto, la sua avidità, ma tu puoi dominarlo. Caino parlò a fratello Abele mentre erano in campagna. Caino alzò la mano contro suo fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore gli disse: Dov'è Abele tuo fratello? Eccetera, eccetera. Si arriva a questo episodio da una storia precedente, dalla quale emerge chiaramente emergono chiaramente questi dati, che l'umanità ha dei problemi ad articolare il fatto di essere limitata. All'umanità non piace che gli sia posto un limite. Dio gliel'aveva posto in due circostanze. La prima, quando distingue l'umanità maschile e femminile, dice all'umanità: occhio, e fare che stare nell'esistenza, vivere, fare l'esperienza del vivere, vuol dire misurarsi come diverso da te. Cioè tu non sei tutta la realtà, eh? Guardati bene, ti manca un pezzo. Adamo ed Eva vengono creati così, spaccando un tutt'uno. Funzionate così, dovete mantenerla quella mancanza. Dovete accettare il fatto che dovete misurarvi con un altro. Quindi non siete fatti per dominare ogni cosa, per schiacciare ogni cosa, per sbranare ogni cosa. No, siete fatti per stare
l'uno di fronte all'altro, il testo è molto bello perché dice proprio questa cosa, per fronteggiare, per riconoscere che c'è un altro. Questa cosa vi rende umani, ok? E dovrete imparare a riconoscere l'altro, non a sottometterlo, non a manipolarlo, non a soggiogarlo, non a farlo diventare di nuovo una parte di voi, a considerarlo come se fosse una vostra appendice, ma riconoscendone tutta la dignità, tutta l'alterità. Ma l'umano fin dall'inizio, sia il maschile che il femminile, hanno dei problemi ad articolare questa cosa. Il racconto ce lo dice con Adamo che subito prende Eva e la rimette al suo posto. Questa è osso delle mie ossa e carne della mia carne. È roba mia questa. No? La rimette al suo posto. L'ha tirata via, c'è uno spiffero. Chiudi qua, di sopra di stucco, rimettili dove mi ha tolto il pezzo. E lei tace, non dice nulla, complice, vittima della stessa idea. Si può essere felici con un pezzo mancante? No. La felicità non è mancare di qualcosa, è avere tutto. La seconda volta glielo dice il Signore dicendogli, guardate, anche col creato, non solo tra voi, ma anche col creato, state attenti, perché se fate indigestione delle cose, cioè se pensate di poter sbranare tutto, fate una brutta fine, vi viene un mal di stomaco che non avete lì. Fate indigestione, poi dopo le robe intestinali sono brutte e vedrete che non sarà divertente. Questi non lo ascoltano e sbranano tutto. Il racconto dell'albero, il senso del limite, quella cosa lì. Allora, qui si arriva con un'umanità che ha il problema all'articolare limite, cioè che si fa prendere sempre dall'avidità la bramosia, dall'idea di possedere, di fondersi con le cose, anzi, di far sì che le cose si fondano. Cioè, è un'umanità che ha paura del conflitto. Ha paura dello scontro, ha paura dell'incontro, perché è sfidante, perché è sfidante. È un'umanità che si fa ingannare e che pensa che la vita piena è quella di Dio, che invece possiede ogni cosa, ma il Dio di Genesi non possiede ogni cosa. Il Dio di Genesi è uno che crea arretrando e dicendo io non sono padrone di tutto, ma lascio spazio ad altri nel mondo. È chiaro? Ma l'umanità si fa ingannare da che cosa? Dalla bramosia, dall'illusione che invece la pienezza della vita è riempirsi di tutte le cose e non lasciare più spazio a nient'altro, a nessun altro. Questa è la premessa, poi sappiamo qual è l'esito, no? E gli dice, ve l'avevo detto che vi sarebbe venuto mal di pancia e adesso ve lo tenete mal di pancia, avete fatto ingestione, vi è venuta l'intolleranza. E adesso per tutta la vita ci avrete l'intolleranza. Quando tu zapperai la terra ti verrà un mal di schiena bestia e tu quando metterai al mondo i figli avrai anche dolore. La relazione col creato, la relazione con l'umano diventa problematica. Ma quando diventa problematica? La premessa è questa, i geni sono questi, i geni dell'umanità sono questi. C'è un impulso a godere della vita. C'è un impulso a godere della vita. E c'è uno scontrarsi col fatto che invece c'è un limite. Ecco cosa c'è alla base del conflitto. Il tentativo dell'umanità è di risolvere questa questione non rispettando il limite. E questo già però ci dice qualcosa, che non si può giudicare negativamente il conflitto così come. Perché in fondo è frutto del desiderio di godere la vita fino in fondo, perché non è una cosa cattiva. È una cosa cattiva. È una cosa buona. Ma non può essere buona in assoluto, ha bisogno di qualcosa con il quale. Bene, questa è la premessa. Questa è la premessa e l'inizio del racconto va un po' in quella direzione lì. Perché? Perché qui non è l'uomo che conosce la donna, sua moglie, ma è Adamo, con un'espressione che l'autore di Genesi utilizza prima, per identificare l'umanità prima della separazione maschile e femminile. Quindi ancora uno che si considera un tutt'uno, quindi ribadisce il concetto che guarda Eva come un pezzo proprio, una cosa di cui può disporre come quando vuole e se vuole. E il verbo che utilizza per descrivere l'unione tra i due è interessante perché è un verbo che viene utilizzato
per indicare l'unione sessuale nella scrittura poche volte. Molte volte viene usato nella scrittura, ma per indicare l'unione sessuale, le volte in cui viene utilizzato, hanno sempre una connotazione un po' negativa. Cioè con delle tonalità aggressive, manipolatorie, di possesso. Di possesso. Quindi questo gesto di unione con la moglie non è un gesto di riconoscimento dell'altro, è del suo spazio. Quindi di vera comunione, lo stare uno di fronte all'altro, no? È un atto di manipolazione. Caino è figlio del desiderio bramoso, di quello che non vuole conoscere limiti, che non guarda l'altra come una il cui spazio esistenziale da riconoscere, ma come un territorio nel quale posso scorrazzare come quando vuole. Eva non è da meno, perché se il marito le si unisce così, al figlio le guarda come qualcosa che si acquista. Tra l'altro il testo con il nome gioca proprio su questo tema qui. Ho acquistato un figlio. Si acquista un figlio. Ed è interessante che nel suo acquistare un figlio Adamo sparisce. C'è più. Ha acquistato un figlio dal Signore. È certo. E cosa ti aspettavi Adamo? Ti stai attratti così? E poi lei cosa pensi? Caino è figlio di questa roba qua. Ed è interessante perché Eva non dice ho acquistato un figlio. Ho acquistato un uomo. E se uno ha in mente le parole che hanno preceduto, Dio che dice alla donna, la tua avidità sarà verso l'uomo, la tua avidità, la tua volontà di possesso, si capisce che il discorso sta andando nella stessa direzione. Caino non è il figlio, è l'uomo che Eva vuole possedere, che guarda con bramosia, non come qualcuno da riconoscere nella sua unicità, ma qualcuno da poter possedere, governare, da usare per... È interessante che poi anche nel racconto della prima famiglia dei patriarchi, quando Sara dice di volere un figlio, usa proprio un'espressione molto simile. Un figlio per edificarsi come persona. Il testo dice una roba del genere. Cioè io voglio un figlio, ma perché? Voglio un uomo, ma perché con questa cosa voglio farmi, voglio riempire la mia vita. Qui è qualche cosa che oggi noi descriveremo come un rapporto fusionale. Ed è interessante che la nascita di Abele venga archiviata in batter d'occhio. E poi partorì ancora Abele, suo fratello, non figlio di Eva, fratello di Caino. Sapete cosa vuol dire Abele? Abele vuol dire soffio, vuol dire vapore. Abele è un incidente di percorso, Abele non c'è, c'è Caino. E Abele non lo vede nessuno, non lo vede Eva, non lo vede neanche Caino, non lo vede neanche Caino, non lo vuole vedere neanche Caino. Caino è figlio che ha gli stessi geni dei genitori, cioè uno che è abituato a non elaborare il conflitto, ma a cercare la fusione, la confusione con l'altro, che è l'esatto opposto del conflitto, la confusione. Non vuole avere a che fare col fratello, non vuole misurarsi col fratello, non vuole lasciare lo spazio al fratello. Ci vuole qualcuno, un terzo, che lo costringa a elaborare il rapporto col fratello nei termini giusti. E il terzo incomodo è Dio. Il terzo comodo è Dio, che appare subito agli occhi di Caino come un nemico. Quello tra Dio e Caino è uno scontro, è un conflitto a tutti gli effetti. Caino che non vuole conflitto, con la mamma è piena fusione, il fratello non esiste, è un soffio, è invisibile, è inesistente il fratello. Non c'è neanche la possibilità del conflitto, dell'incontro. Lo spazio è tutto per me. Caino è un figlio unico. Il primo conflitto che ha è con Dio. Il primo conflitto che ha è con Dio perché Dio non gli dà quello che Caino vorrebbe avere. Il riscontro. E il Signore si sottrae a questo. Io sono diverso da quello che tu vuoi. Io non mi lascio manipolare da te. Io non lascio che la tua offerta mi pieghi ai tuoi desideri.
Io sono quello che io devo essere, quello che io voglio essere. E tu devi misurarti con quel che io sono e non con quel che tu vorresti che io fossi. Tu vuoi manipolare, tu vuoi ricondurre tutto a se stesso, come ha fatto tuo padre con tua madre, come ha fatto tua madre con tuo padre con te. Tu vuoi fare così con me, con tuo fratello, ma io a questo mi sottraggo. Io ti costringo al conflitto. Io ti costringo allo scontro e incontro con l'altro. Perché? Perché in questo c'è la tua salvezza. Perché? Perché l'aveva detto all'inizio Genesi, non è bene che l'uomo sia solo. La solitudine è la fine dell'umanità. E il tentativo di ricondurre tutto a sé, cioè di manipolare l'altro, di fagocitarlo, cioè di evitare il conflitto, è condannarsi alla solitudine, è la fine dell'umanità. È la morte dell'umanità. Dio considera il sacrificio di Caino, non considera il sacrificio di Caino, considera il sacrificio di Abele e Caino è costretto a rendersi conto che è un fratello. Caino è costretto a rendersi conto che c'è un altro. Caino ha la possibilità, grazie a Dio, di diventare un uomo. Caino ha la possibilità. Gli viene riconosciuta la possibilità di diventare un essere umano a tutti gli effetti. Gli viene data la possibilità, cioè, di imparare a governare la propria bramosia, la propria, per usare un linguaggio, dire, un po' più plastico, la propria animalità, cioè il desiderio senza controllo, la volontà di avere tutto senza controllo. Glielo dice Dio, eh? Sta attento, Caino. Sta attento. Ti brucia tuo fratello, eh? Brucia. Sentite come brucia. Però tu hai la possibilità di affrontare questo a testa alta. Sta attento. Perché è un attimo sbagliare il bersaglio, Caino. In questo senso il peccato. È un attimo sbagliare il bersaglio. Però io ti dico che la possibilità c'è di far cosa? Di governare quella bramosia, di lasciare lo spazio a tuo fratello. Hai questa possibilità. Decidere di lasciar vivere tuo fratello. O decidere di non lasciare vivere tuo fratello. Non glielo dice così. Ma il senso è questo. Chi sarai tu, Caino? Lascerai vivere tuo fratello o non lascerai vivere tuo fratello? Glielo dice così. Tu hai la possibilità di fare bene. Bellissimo che Dio non dica a Caino quel che Caino deve fare. Non gli dice che cosa deve fare. Ma c'è la possibilità di fare bene. Che cosa sarà questo fare bene? Lo deciderà Caino cosa sarà fare bene. L'esito è aperto agli occhi di Caino, Dio appare come un nemico, ma il vero amico di Caino è Dio. E non la madre di Caino, che ha lasciato che Caino pensasse di essere il tutto di tutto. Il vero amico di Caino, quel che agli occhi di Caino appare il suo nemico, è Dio. Dio peraltro è l'unico che riconosce il povero Abele dandogli il posto che gli spetta. Dandogli il posto che gli spetta. L'esito poi lo sappiamo qual è. Ma la cosa interessante è che Dio riposiziona Caino là dove Caino deve stare, in mezzo al conflitto, restituendogli uno spazio drammatico che è lo spazio della libertà personale, di affrontare il conflitto in un modo o nell'altro. L'esito non è stabilito. E Dio non pregiudica in nessun modo l'esito. Sarà Caino a determinare l'esito di quell'incontro. La decisione, appunto, è tra lasciare essere Abele e dunque scontrarsi oppure cancellare Abele dall'esistenza. Dio fallisce? Boh, fallisce davvero o invece ottiene quel che voleva ottenere? Ecco, che cosa raccogliamo e concludo da questa scorribanda su Genesi? Beh, ancora una volta che l'abbiamo già detto, che la dinamica fondamentale della relazione è il conflitto. Il conflitto è inevitabile. E però a determinare le sorti dell'esito di questo conflitto ci sono tante componenti.
rendono tutto questo molto, molto variabile, molto fragile, molto poco prevedibile. Molto dipende. Dipende da che cosa? Beh, dipende dal fattore di pregressi. Con un padre o una madre così, dipende dalle circostanze. Dipende da tante cose. Però quel che è chiaro è che il racconto dice che c'è uno spazio, che è lo spazio della decisione tra lasciare essere l'altro o non lasciare essere l'altro, da cui poi seguirà una storia che avrà tanti esiti diversi. Ecco, su questo mi sembrava importante puntare l'attenzione stasera, non tanto mettersi a ragionare su cosa sia amicizia e cosa sia inimicizia, su come passare da una parte e dall'altra, su come sfumare questa polarizzazione, ma fare un passo indietro, retrocedere e chiedersi che cosa precede tutto questo. Ecco, quello che precede tutto questo è il coraggio della decisione di stare dentro l'esperienza del conflitto. La scelta peggiore è tirarsi fuori da questo. Gli esiti possono dipendere da mille fattori diversi. Alcune volte ci si può esprimere un giudizio, Dio lo fa, peraltro, altre volte è meglio non giudicare. Ma quel che è importante aver presente è che ciò che è chiesto all'umanità è avere il coraggio di restare dentro questa esperienza che è l'esperienza della conflittualità. E questo vuol dire fondamentalmente esporsi al rischio che fa veramente tremare i polsi di poter anche arrivare a eliminare l'altro o essere eliminati dall'altro. E che Dio esponga l'umanità a questa cosa è una cosa misteriosa e allo stesso tempo estremamente affascinante. Bene. Grazie di questa lettura che io farò adesso, vi farò vedere nel Vangelo di Luca alcuni passaggi dove si ripete la medesima struttura relazionale che è un po' che è stata offerta in maniera emblematica, paradigmatica in questo racconto di Genesi 4. Genesi 4 è un mito, è un racconto simbolico, dove la stilizzazione è proprio voluta, no? Quindi ci sono tre personaggi, più uno sfondo, Eva e Adamo, lo sfondo, e poi ci sono tre personaggi, Caino, Dio e Abele. Però un personaggio, Abele, è un personaggio improbabile. Si chiama appunto Soffio, no? E è semplicemente la spalla che deve mettere in risalto i personaggi reali a tutto tondo, che sono appunto Caino e Dio. Questo ha un senso, no? Perché vedremo adesso in quattro passaggi che c'è sempre un personaggio che sta in silenzio, che sta in disparte, che viene oppresso, che viene trattato male, e rispetto al quale c'è uno che interviene, qualcuno che interviene a difenderlo, e che appunto ricolloca, costringe la persona che aggredisce a ricollocarsi, no, diversamente. La cosa interessante è che quasi tutti questi racconti non terminano col dirci l'esito della vicenda. Non sappiamo, adesso per uscire da questa estrema astrattezza, entriamo subito, vi faccio subito la cosa. Però la chiamo così, il terzo necessario. Occorre un terzo sempre per gestire appunto un conflitto. Altrimenti l'esito è spesse volte a somma zero, cioè o vince uno e perde l'altro, o prevale uno e viene sconfitto l'altro, o addirittura vive uno e muore l'altro. Il primo testo lo prendo dalla fine del capitolo 7 del Vangelo di Luca, che è il famoso per chi lo conosce come sempre, no? Però si dice così, è il famoso
per dire che non abbiamo tempo di leggere, beh, è famoso, straconosciuto, no, vabbè, ma si fa quel che si può, è l'economia a cui ci costringe il tempo. C'è un fariseo che invita Gesù a mangiare da lui e lui entra nella casa di questo fariseo, si mette a tavola e arriva una donna peccatrice. Attenzione, arriva perché ha saputo che Gesù si trova nella casa del fariseo. Vuol dire, se non ci fosse stato Gesù, quella in quella casa non si sarebbe mai fatta vedere. Giusto? Ecco, allora questa è la scena e si mette ai piedi di Gesù, dietro Gesù, Gesù è semisdraiato, non c'erano le sedie, stavano un po' sdraiati, accovacciati, eccetera. Lei si mette dietro e comincia, no, a profumargli i piedi, a bagnargli i piedi di lacrime, gli asciuga con i capelli, no, eccetera, eccetera. Li bacia, piedi, tanta roba. Vabbè, i gusti sono gusti. Ecco, vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé, quindi non ha il coraggio di esprimere ad alta voce questo pensiero, ma dice: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Allora, no, sì, la donna, che qui non è che non fa niente, però non parla, non parlerà per tutto il tempo, si presenta e con la sua presenza crea un conflitto. Questo per motivi di educazione, di buona educazione, non la fa cacciare, non interviene apertamente, sopporta, tollera questa presenza, però ne è scandalizzato, esprime un giudizio. Il fariseo è il giusto, la peccatrice è la peccatrice, appunto, sta all'opposto. Oltretutto è una donna, ma appunto è una peccatrice. Quindi c'è il giusto e c'è la peccatrice. Tra l'altro anche plasticamente lei si è messa dietro, no? Ai piedi di Gesù. Quindi Gesù sta in mezzo tra il fariseo, no, la tavola, e la donna. A questo punto Gesù comincia. Dice: ho da dirti una cosa, gli racconta di uno che aveva dei debiti, uno che ne aveva tanti, uno che ne aveva pochi. Il creditore a un certo punto condona il debito a entrambi e dice: ma secondo te chi è che era più grato al creditore? A quello a cui è stato condonato tanto oppure a quello a cui è stato condonato poco? E lui dice: ma mi sembra, direi quello a cui è stato condonato poco, cioè tanto, tanto. E allora esplicita, però attenzione, esplicita facendo un gesto, volgendosi verso la donna, parla al fariseo della donna, cioè gliela racconta, gliela fa vedere diversamente. Dice: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Perché non me l'hai dato? Io lo volevo. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Neanche ha destinato il profumo, no, per la parte più nobile del mio corpo, ma per quella più umile. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. E poi dice alla donna, i tuoi peccati sono perdonati. Allora, continua a guardare la donna, parla a Simone, fa una catechesi a Simone, no? Raccontandogli questa donna. E poi dopo, continuando a guardare la donna, si rivolge finalmente a lei e dice: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? C'è un coro in questo caso, no? Che riprende il pensiero di Simone
Ma il testo non ci dice se Simone sta ancora pensando a quella cosa. E non ci dice più nulla di Simone. Avrà imparato? Non avrà imparato? Però la cosa straordinaria è che qui si vede proprio lo schema, no? Gesù si mette in mezzo in un conflitto e cerca di rimettere insieme una relazione però tra due opposti, il giusto e la peccatrice. Facendo che cosa? Facendo cambiare posto a entrambi e dicendo alla peccatrice sei benvenuta, non sei di troppo. Sei perdonata, cioè puoi ricominciare. E dicendo a Simone che lui mi sentite? Sì. Adesso sì. Continua a No, toglierci l'audio. perché c'era qualcuno che parlava, ha disattivato l'amministratore dell'audio, anche tutti. Ah, ok. Dicevo, c'è questa, questo è la funzione che Gesù assolve di terzo come intercessore, cioè si mette in mezzo in un conflitto e cerca. Però cerca non vuol dire che magicamente ricompone. No, non c'è magia qui, perché a Simone resta la responsabilità di assumere una nuova posizione, alla donna resta la responsabilità di riprendere in mano la sua vita e ai commensali no, resta la responsabilità di continuare a pensare quello che vogliono, perché sono stati testimoni comunque di tutto. Continuano così e vabbè, continuate così, volete che vi dica. Vi piace farvi del male, fatevi del male. Però è interessante, la donna è silente, è Gesù che dà voce. Probabilmente in questo raccontarla da parte di Gesù, lei si sente rivelare delle cose di sé che non aveva neanche il coraggio di pensare. Cioè, riscopre una dignità che non pensava di avere. Perché il giudizio è automatico, no? Chiunque la vede, tu poi si toglie il cappuccio lì, no? Scioglie i capelli, eccetera, e dice, questa qui è una poco di buono. Cioè, non è che abbiamo dovuto aspettare gli iraniani per fare tutte le storie lì del capo scoperto. Quindi, fino a qualche decennio fa, se uno andava in chiesa, non c'aveva il velo in testa, non stava bene, eh. Vabbè, no. Questo allora è la cosa interessante, no? E qui la donna è un po' come Abele e Simone è un po' come Caino. Cioè, la donna è, diciamo, è la comparsa che permette il venire in luce di una cosa orrenda, e cioè che l'uomo di religione fariseo, è potenzialmente un assassino. Perché certo, una peccatrice, no, E lui, se è un profeta, dovrebbe dire giù le mani, via di qui, stai lontana. Come si fa con gli appestati, così si fa con i peccatori. E Gesù nel Vangelo fa sistematicamente il contrario. Ecco, questo è appunto. Siamo al capitolo 7. Al capitolo 10 c'è beh, poi ho già detto, il finale resta aperto. A Simone viene lasciata uno spiraglio, una possibilità. Avrà cambiato idea? Non lo sappiamo. Però è chiaro che il testo si rivolge al lettore. Dice, guarda, Simone non lo sappiamo, ma tu che stai leggendo, come ti immedesimi, dove ti metti? Questa cosa fa venire fuori anche in te dei giudizi, delle distanze, dei conflitti. Due sorelle alla fine del capitolo 10 sono Marta e Maria. Qui bisogna che lo diciamo subito,
Questo testo è stato non bistrattato di più, ne hanno fatto scempio per secoli, a cominciare da quei maledetti monaci che dovevano sempre trovare qui la laica e la religiosa, no? Che uno dice, vabbè ragazzi, se avete dei problemi, no, cioè, però no, non rovinateci il Vangelo, poi trovate altri modi per consolidare un'identità che traballa, però è un problema vostro, non potete infliggerlo all'umanità. Cioè, allora qui è chiarissimo, Marta e Maria non sono la parte, perché dopo l'altra cosa era, una è la laica e l'altra è la monaca, oppure no, sono le due parti di noi, quella attiva e quella contemplativa, ma dai, ma come si fa? Cioè, ma tu stai leggendo un testo o stai, no? No, Marta e Maria sono Caino e Abele. E Maria di nuovo è silente, non dice niente, fa solo un gesto, si mette ai piedi di Gesù e lo ascolta. E Marta insorge e dice, ma come? Mi trascuri? Mi trascuri, io che sono qui, che spadello, che ti ho invitato, ti ospita, ha fatto tutto bene fino a quel momento lì, è un esempio, porca miseria, cade su questo, no? Si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Che tra l'altro sta molto male che una donna faccia la discepola, è una bestia, è una roba da uomini. Cioè qui Maria fa uno strappo clamoroso, quasi come la peccatrice, per altri motivi, lei fa uno strappo clamoroso allo schema che vuole la donna esclusa dal discepolato. Cioè una donna non ascolta un maestro. Non sta bene per lei, ma soprattutto è un'offesa per lui. E lui, Gesù, cioè, dice, questa qui che l'ascolta e parla subito, gli dice, gli dà il meglio del suo insegnamento, no? E quell'altra insorge. Dice, ma come, io sto al mio posto e quella lì non sta al suo posto. Oltretutto l'ho invitato io, scusa, eh. C'è questa impicciona qui che viene qua. Cioè, capite, no, la dinamica? E Gesù si mette in mezzo. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. L'avrà detto così, Marta, Marta? O l'avrà detto così, Marta, Marta, vieni qui. Cioè, poi le case, sapete, erano fatte di un locale, quindi per quanto lontana fosse, era lì, e Gesù e Maria erano qua, a meno che bisbigliassero apposta, non si parlassero nelle orecchie per farle un dispetto, lei anche spadellando, se non faceva troppo casino, poteva ascoltare. Ma non è quello il punto, evidentemente. C'è altro. Cioè, emerge un risentimento di nuovo, no? Come nel fariseo, che dice, ma come tutta la fatica che faccio a rispettare le leggi, arriva una puttana qualsiasi e qui, no? Riceve delle attenzioni, delle cose. Arriva questa qua, che non l'ha invitato, non sta facendo niente, non è andata al mercato a fare la spesa, eccetera, no? E lui è lì che parla. Ma oh! Di una sola cosa c'è bisogno e non è esclusa per te. Marta, la scelta è la parte migliore, non le sarà tolta, scegliere anche tu. Non sappiamo anche qui Marta che cosa risponde, cosa dice, come si posiziona. Ma appunto non è importante, perché Marta è l'occasione per dire al lettore, ma tu che sei Marta, tutti noi siamo Marta, anche figurati se siamo il discepolo ideale. Qui Maria è il discepolo ideale, eh? Come nel Vangelo di Giovanni il discepolo amato, che ci fa venire nervoso solo perché viene chiamato amato e noi diciamo, e noi chi siamo? E gli altri poverini? Non lo diciamo così perché ci pare troppo, però diciamo, ma gli altri poverini, ma in realtà stiamo dicendo, e noi chi siamo? Poi quello lì che non fa mai niente di sbagliato, cioè una roba, no, che, ma appunto non c'ha un nome. Non c'ha un nome,
perché è l'ideale, non ce l'ha nessuno. Poi i nomi dei discepoli sono Pietro, Tommaso e tutti ne fanno una, almeno una tutti la fanno. Marta non replica, non va avanti a dire, eh sì, però, no, eccetera. Speriamo, noi siamo portati a pensare che debba aver capito, ma dicendo così dobbiamo dire a noi, ma noi abbiamo capito? Io sto capendo qualcosa d'altro. Un passo ancora, Luca ce lo fa fare al capitolo 15, la parabola del padre e dei due figli, che normalmente diciamo, prima si diceva così, la parabola del figlio prodigo, e uno dice, scusami, a due, cioè perché, no? Vabbè, poi si è detto la parabola del padre buono, sì, certo, lui è un padre buono, così buono da essere improbabile come padre, specialmente in un contesto patriarcale. È la parabola di due figli che non vogliono essere figli, uno non vuole più essere figlio, l'altro sta sopportando da anni di essere figlio di quel padre lì, ma soprattutto che non vogliono essere fratelli. Perché uno chiede la sua parte dell'eredità e se ne va e non dice il testo che abbia salutato, abbia detto no. Torna e dice: sono stato un figlio cattivo, ma del fratello non fa parola. Quell'altro torna dai campi e dice: ma come, quello lì? No, cioè, e continua a dire tuo figlio, al padre, non mio fratello. Anche come ci diceva prima Cristiano, no? Cioè, Caino nasce Caino e Abele nasce già fratello di qualcuno. E il secondo è così, cioè c'ha quel destino lì, non è più il primo e quindi è sempre già fratello di. Abele non deve imparare la fraternità così come la deve imparare Caino, che per qualche anno, per qualche tempo ha vissuto da solo, unico, unico. Poi è arrivato il rompiballe. Come dice in un'immagine potentissima e violentissima Sartre, dice: io sono sulla spiaggia e sono da solo, la spiaggia è mia. E poi là in fondo ecco che arriva un altro. La spiaggia non è più mia, non è più solo mia, anche solo nello sguardo. Io devo condividere la visione della spiaggia con un altro. Con un altro punto di vista. Un altro punto di vista è sempre il punto di vista di un altro. E tra l'altro, un punto di vista è sempre un punto. Non è mai tutto. È interessante. Vabbè, si può giocare. Ecco, però anche qui allora noi dobbiamo cercare di capire come funziona questa cosa. I due fratelli non vogliono essere fratelli e non vogliono neanche essere figli. E il padre che cosa fa? Il padre fa il mediatore di questo conflitto, no? Riportando uno alla sua dignità di figlio e segnando il suo ritorno dalla morte alla vita con la giusta festa, una festa che è urgente, non può aspettare. E quando quell'altro torna e si lamenta stando fuori, no, di questo sgarbo, lui esce a supplicarlo, un padre che esce a supplicare il figlio, ma a legnate ti prendo. Se cioè, non vuoi entrare a fare i tuoi, però non stai zitto. Un patriarca avrebbe fatto così. No, esce a supplicarlo, gli dice: ma come? Quello che è mio è tuo, ma dai, non fare così. E anche qui non c'è. Non c'è, cioè c'è uno che è aggredito e giudicato senza che possa difendersi, non c'è neanche fisicamente, lui è dentro la festa, che è il figlio minore. È il figlio maggiore che esprime tutto il suo risentimento contro tuo figlio, ma in questo modo lo esprime anche contro il padre.
Ecco, la cosa stupefacente è che questo padre avrebbe dovuto fare un'unica cosa, no? Ma appunto un padre in genere non lo fa, se poi è Dio non lo fa proprio. Avrebbe dovuto dire: ragazzi, ho fallito. No? Prima tu dicevi, Dio ha fallito. In parte sì, perché un figlio è perso. Però in parte no, perché avrebbe dovuto per giustizia uccidere Caino, ma non lo uccide. Se lo tiene così. Dice, se vuoi stare lontano, stai lontano. Ma gli aveva minacciato le peggio maledizioni, Ramingo, Fuggiasco, eccetera. E poi quello va, fa due passi e costruisce una città. Cioè, per essere Ramingo e Fuggiasco non c'è male, no? E lui gliela lascia fare. Dice, ma chi mi incontra poi mi ammazzo. No, guai a chi tocca a Caino, gli metto un segno. E qui è uguale, no? Questo padre, io li avrei mandati via tutti e due, questo se li tiene, appunto, per fortuna mia e vostra, io non sono Dio e lui sì, però è diverso, è molto diverso da noi e da quello che ci viene da fare. Ecco, il figlio minore, il fratello minore non può difendersi, lo difende il padre, si mette di nuovo in mezzo, come ha fatto Gesù. Col fariseo e con la prostituta, come ha fatto Gesù con Marta e Maria. Ecco, termino con lasciarvi forse l'esito, uno degli esiti più incantevoli, no? Di questa dinamica che si rincorre dentro il Vangelo, specialmente di Luca, ma non solo, e la prendo dalla scena della crocifissione, perché qui c'è un ribaltamento interessante. Al capitolo 23 si legge così, questo lo devo leggere, però sono pochi versetti. Il popolo stava a vedere. Qui poi Luca insiste molto, usa molto il verbo vedere, guardare, eccetera, no? Anche il fariseo guarda, vede la donna, no? E dice, ma se Gesù sapesse, cioè se vedesse chi è, non si, no? Eccetera, va bene. Il popolo sta a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Salva te stesso, attenzione, cioè. Uno dice, va bene, Caino fa quello che può, e cioè cerca di salvare se stesso. Cioè, deluso da Dio, abbandonato da Dio, cerca di farsi giustizia come può, di salvare se stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta, costui è re dei giudei. Ma il bello arriva qui. Uno dei malfattori, appesi alla croce, prima l'Evangelista ci ha raccontato che sono stati appesi in tre. Gesù in mezzo, uno da una parte, uno dall'altra. Gesù è in mezzo ai malfattori, come era in mezzo ai peccatori all'inizio della sua missione al battesimo di Giovanni Battista. E uno di questi lo insultava, letteralmente lo bestemmiava, così: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. E Gesù tace. Riceve un giudizio, come la peccatrice non parla, come Maria non parla, non può, non vuole, non parla, come il figlio minore non parla, non può difendersi, non si difende. E allora lo difende l'altro malfattore crocifisso con lui. Lo rimproverava il suo socio di crocifissione, continuava, lo rimproverava, no? È un verbo che continua, come quell'altro continuava a insultarlo. Allora, c'è uno che continua a insultarlo e quell'altro che interviene e dice: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Cioè c'è un momento in cui anche Gesù deve essere difeso.
C'è un momento in cui anche Gesù subisce un'aggressione ed è il momento in cui qualcuno deve prendere le sue difese, deve mettersi in mezzo. Deve mettersi in mezzo. E dice a Gesù: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Punto. E il malfattore cattivo non replica. Lui che continuava a bestemmiare non lo fa più. Lascia intendere il testo che possa essere anche lui approdato a un'altra prospettiva? Possa aver cambiato il suo giudizio? Possa aver imparato da Gesù a patire il supplizio, da Gesù e dal compagno, dall'altro compagno, a patire il giudizio, la sofferenza in un altro modo? Non lo sappiamo, però non è neanche certo che no. Magari sì. Magari sì. E se è vero che il Vangelo di Luca è un po', non so, un po' dico, non perché sia parziale questa cosa, ma perché anche gli altri Vangeli lo sono, ecco, non è lui. Ma se è vero che il Vangelo di Luca mette più di altri, se volete, ecco, diciamo così, in evidenza la misericordia, allora bisogna dire questa cosa. Gesù è stato maestro di misericordia, ma è stato anche, almeno in un momento, oggetto di misericordia. L'ha richiesta per sé, l'ha accolta per sé. E questo qui, ma anche alla scena del Getsemani, quando chiede ai suoi discepoli: vegliate con me, c'è uno che resista al sonno, no? Va bene, poi. Ecco, questo mi sembra che sia, adesso io, poi dopo qui partirebbe tutto un approfondimento, no? Anche antropologico, perché l'indagine di questo terzo, come funziona, in quale situazioni, chi è qualcuno, è qualcosa, no, eccetera, ci porterebbe a scoprire tante cose. Per esempio, che nella politica c'è un terzo che sono le regole, o la legge, o lo Stato, dentro alle relazioni tra i cittadini o le parti in conflitto, eccetera. Ci sono appunto in generale, però, noi dobbiamo dire questo. Noi non veniamo a capo delle nostre relazioni, che sono sempre anche conflitti, senza una mediazione. È impossibile. È impossibile. È impossibile farcela in due. Io, te, tu e io. Ma no. No, perché se non è bene che l'uomo sia solo, l'umano sia solo, si concepisca come uno, due può essere un inferno. Bisogna essere in tre per respirare. Bisogna potersi appellare a qualche cosa che abbiamo in comune e che funziona da principio regolatore, no? O da criterio di discernimento, di quel dipende, perché altrimenti un dipende troppo, dopo uno, capito, dice, uno dipende, per me è così, e dice quell'altro, dice, per me è così. Se sono su un'isola deserta da soli, allora se è grande abbastanza, uno sta da una parte, l'altro dall'altra, si sopravvive, ma altrimenti, e poi presto o tardi, no? Finite le noci di cocco da una parte, uno deve andare dall'altra a cercarle, e quindi lì si comincia, o si ricomincia. Va bene, mi sembra che questa cosa, no, che abbiamo visto nel Vangelo di Luca, che dovrebbe essere anche guardata meglio, le cose che ci ha detto prima Don Cristiano, ci autorizzino a cercare nella rivelazione biblica anche strade percorribili per non solo comprendere a fondo la natura
la natura delle nostre relazioni e quanto siano state snaturate da una storia in una storia. Ma anche forse, dico forse così per finta modestia, ecco, perché magari a qualcuno può dar fastidio, per me è certo, ecco, ma anche a cercare delle strade propositive, positive, per imparare a vivere le relazioni. Se è vero che Dio stesso è relazione in sé, non possiamo certo negare la verità di questa espressione, cioè la buona notizia è che Gesù ci rivela, o che porta a compimento, era già iniziata nel Primo Testamento, è che le relazioni non sono solo un inferno, ma possono anche essere un paradiso. Certo richiedono un lavoro, una conversione, una fatica, un impegno, una onestà, un coraggio che tante volte noi non vogliamo avere perché ci dà fastidio, ma no, non siamo condannati o a una triste solitudine o a un'orribile compagnia. Ci sono anche delle possibilità positive e mi sembra che la Bibbia sia anche o debba anche essere letta come una scuola di relazioni, di buone relazioni. Proprio anche perché, non marginalmente, perché parte dalla realtà, cioè non parte da relazioni ideali. Dice, adesso ti faccio il corso prematrimoniale e ti dico, questo qui è l'ideale del matrimonio. Poi dopo voi farete quello che potrete, perché sì, tutti no, poi facciamo quello che possiamo. No, lì trovi una peccatrice, proprio una bella peccatrice, e un fistone proprio di quelli lì, no, che subito ti irrita, no? Solo la postura, no? Dici quello che pensa tra sé, ma va quel paese, te, i tuoi pensieri, i tuoi giudizi, no? Cioè, è proprio lì, questa è la realtà vera, è fatta così, siamo fatti così. Però dentro questa realtà non c'è un esito fatale, no. Cioè si attiva un cammino di libertà, di responsabilità, di consapevolezza che forse può portare anche altrove. Bene. Ok, grazie. Io direi che possiamo.